A chiusura di un corso di formazione gratuito rivolto a tutti i volontari e dirigenti delle associazioni che operano sul territorio bresciano, si terrà a Brescia venerdì 19 aprile alle 18 presso la nave di Arloc in via Ducos 2 l'incontro con il regista bresciano Silvano Agosti. Tema dell'incontro: l'essere umano, patrimonio dell'umanità. Abbiamo realizzato come forum del turismo sociale un corso per i nostri volontari che si intitolava appunto il patrimonio dell'UNESCO, la nostra provincia in Italia, come vederlo, come conservarlo, come usufruirlo. Abbiamo ritenuto opportuno chiudere questo incontro con questo appuntamento con Silvano Agosti, che ha fatto questa proposta all'UNESCO qualche anno fa di dichiarare l'essere umano come patrimonio dell'umanità. A noi ci sembra importante questa proposta e ci sembra importante anche comunicare alla cittadinanza il senso di questa proposta, che è quello di mettere noi stessi, la nostra umanità, l'essere umano, al centro della qualsiasi azione che abbiamo nei confronti sia dell'economia, sia della relazione, sia della cultura. All'incontro seguirà il concerto di due gruppi emergenti bresciani. E quando si parla di turismo sociale credo che si dia una definizione alta del turismo. Il turismo non è solo andare in giro a incontrare prati, laghi, monumenti o pietre magari senza che nessuno guardi che cosa ci sta al fondo, ma deve essere soprattutto una modalità, un modo per conoscere, direi, la realtà umana, chi ci sta, in chi ha prodotto i beni culturali che andiamo a vedere, e la realtà umana delle persone che si incontrano. Cioè, il turismo deve essere soprattutto uno strumento per far conoscere, far incontrare persone, e attraverso questi incontri cercare di far cadere barriere e pregiudizi che molto spesso creano situazioni di conflitto, di disagio, quantomeno di differenze, di ingiustizie sociali, ma cercare di, attraverso anche questo incontro, quindi il turismo come possibilità di incontro soprattutto tra persone e popoli, perché questo ci porti ad avere una maggiore solidarietà all'interno dell'umanità e, oserei dire, realizzare delle situazioni di maggiore fratellanza.